Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera, amadeusiani e amadeusiani all'ascolto e benvenuti a in questo podcast. Allora, mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream. Mi raccomando, iscrivetevi ai nostri gruppi Allora di Amadeus, Il Salotto della Morghi e Quelli che Roi. Oggi abbiamo con noi una cantautrice, Daria Bucciante. Ciao a Eccola tutti, qua, ciao, ciao, ciao. ciao. Come va prima di tutto? Molto molto bene, in realtà è da un annetto e mezzo a questa parte che tutti i mesi ho qualcosa da fare a livello musicale e è bello, cioè non c'ero, cioè No. c'ero abituata ma nel privato, diciamo, non ero abituata a calcare dei palchi, insomma, grandi. O robe così, quindi bellissimo. Bene, sto Bene, benissimo. senti. Nella sigla hai visto un treno. Esatto. Tutti noi abbiamo fatto almeno un viaggio in treno nella vita. E a te cosa ispirano i treni? Artisticamente, eh? Allora, questa è una bella domanda perché in realtà il mio ultimo album, Camminare, è ispirato, diciamo, anche se si chiama Camminare, però è ispirato in realtà al viaggio e anche al treno ad esempio o della metropolitana o comunque anche il treno normale, però per me il treno è una grande fonte di ispirazione perché ti porta ovunque, io ce l'ho nella testa il treno, quindi è bello che tu me l'abbia detto di questa cosa del treno, è molto bella. Il viaggio che uno ha dentro, no? I bagagli che uno si porta, le cose, è una figata. E poi ogni stazione, ha le sue peculiarità e anche le sue, diciamo, lacune, se vogliamo. Però anche le stazioni mi piacciono un sacco perché sono. Cioè c'è del rischio, c'è del pericolo, ma c'è anche magari la persona che ti dà una mano. Quindi è un bel concetto il treno, il viaggio, queste Hai detto che il tuo album si intitola Camminare. A me viene in mente Kerouac on the Road. Esatto, sulla Ci ho strada. preso. Beh, abbastanza. Credo che comunque ci siano sempre anche un po' dei riferimenti ai viaggi che ho fatto, anche proprio letteralmente parlando, perché ho avuto modo di viaggiare tanto, mi piace quel libro e quindi sì, un viaggio dell'anima, ma anche un viaggio proprio nel senso vero e proprio della parola, perché in realtà non parte dagli Stati Uniti, parte da Queen's Park, che è un quartiere di Londra, e da lì poi è nato tutto il concept album, diciamo. Senti, se io ti chiedessi chi sei artisticamente, cosa mi risponderesti? Chi sono artisticamente? Sono una cantautrice. Suono la chitarra, quindi una cantautrice con la chitarra suono. Una cantantessa, come dicevano di Carmen Consoli. Sì, perché proprio è quello che per me è l'essenza della musica, una chitarra e una voce, basta. Poi gli arrangiamenti, sì, va bene, ok, però quello che è proprio Dalia Buccianti è Dalia con la sua chitarra. Così. Come nascono le tue canzoni?
Le mie canzoni nascono un po' per caso, come penso sia per tutti. Di solito nascono in realtà tutte, cioè nasce tutta insieme la mia canzone. Di solito quelle che poi reputo, diciamo, finite sono quelle che magari ho scritto in 10 minuti, 15 minuti. E non fanno una piega per me. Altre invece nascono un po' gradualmente, magari a pezzi, però sono quelle che diciamo sono i casi più rari, cioè raramente ho finito una canzone che avevo iniziato magari tempo prima. Cioè, mi piace più scriverla tutta insieme perché è più poi uno perde anche un po' la magia, se no a volte. Cioè, io la penso così, poi c'è chi scrive tutti i giorni, costantemente, io devo vivere per scrivere, non ce la faccio a scrivere in maniera obbligata. Così. Tu hai detto tre cose: 10-15 minuti, magia, devo vivere per scrivere. Sì. Allora la domanda è: in te l'ispirazione esiste, ma esiste l'ispirazione? Esiste? Esiste l'ispirazione? Ma sì e no, ti direi. Cioè, puoi essere ispirata da qualcosa, però comunque sia, questo qualcosa ti somiglia sempre. Quindi direi un po' sì e un po' no. Perché, cioè, fondamentalmente. Magari per me è così, cioè, magari altri vedono un palo della luce e sono ispirati dal palo della luce. Per me non è, non, cioè, quella cosa deve rappresentare proprio me, altrimenti non ce la faccio, non mi dice niente, cioè, non so come spiegarti. No, ti spieghi benissimo, ti spieghi benissimo. Senti, ti faccio una domanda un po' strana a proposito di... Ah, un po' strana, non strana per una cantautrice, in realtà, Ok. e non strana per una che si scrive i testi da sé. Che cos'è la poesia, secondo te? Brutta domanda. Ma la poesia, se proprio, cioè, io la penso sempre astratta, come una cosa astratta. Cioè, che non è una cosa per forza che ti mette a scrivere qualcosa. È proprio, è più. Boh, la poesia io la trovo anche, ad esempio, dentro una giornata di pioggia, dentro una goccia. Poi io sono fissata con la pioggia, quindi ti posso dire, per me la poesia. Non è una cosa che si scrive o si tocca con mano, è una cosa che è nell'aria, è nell'atmosfera. Senti, la pioggia, che dici che sei fissata con la pioggia, sintomo in qualche maniera di libertà? Sì. Sì, è quasi come piangere, no? È un po' è liberatorio, sì, infatti credo che mi piaccia proprio per questo, perché cioè, non è che chiede il permesso, no? Quando non chiede il permesso di piangere la pioggia, piange e basta, mentre tante volte noi ci vergogniamo quasi di piangere, di Piangere. provare delle emozioni, delle cose. E quindi mi piace la pioggia perché è improvvisa, perché boh, mette un po' in discussione tutto. Io penso che sia un infelice chi non riesce a piangere. Ah, sì, esatto. Purtroppo ci sono tante,
tante persone che non ce la fanno, io in primis non ce l'ho fatta a volte, però poi niente, sono diventata una piagnona, quindi diciamo che mi sono aperta sotto dei punti di vista. Prima non ero così espansiva, non avrei nemmeno detto tutta sta roba, sono No, sincera. sarebbe stata un'intervista di quelle normali. Dimmi il tuo ultimo disco, chi sono i collaboratori, che me li dirai Sì. perché è giusto. Sì. Però ecco, chi invece i riferimenti del passato, i tuoi riferimenti del passato, quali sono? I miei riferimenti musicali, dici, del Musicali, sì. passato. Allora, in realtà, contro ogni aspettativa, io veramente ho sempre ascoltato tantissima musica pop, nel senso che, cioè, sono del 96, ho sempre ascoltato, insomma, cioè, diciamo, i grandi della musica italiana, ma intesi quelli che poi sono che ascoltavo. Ciao. Bye. Si era surriscaldato il telefono e Yeah. quindi l'ho dovuto mettere in frigo. Vabbè, ok. Ok, vai. Dicevo, contrariamente a quanto magari uno pensa perché scrivo le canzoni, eccetera, ho sempre ascoltato musica abbastanza leggera. Cioè, poi a 14-15 anni, a un certo punto, andando a lezione di canto, la mia insegnante mi ha fatto scoprire Ivano Fossati e da lì è cambiato tutto. Quindi sono un po' contaminata, che poi non è che ascoltavo, insomma, nomini, ascoltavo, che ne so, Claudio Baglioni piuttosto che ne so, Jovanotti, Biagio Antonacci, piuttosto che Gino Paoli, insomma, nomi
Così, però poi dopo siamo passati, l'upgrade è stato Ivano Fossati e da lì mi sono innamorata della sua scrittura, delle sue cose, quindi forse per me gli farei un monumento, però non glielo, cioè ancora non glielo Ancora no. facciamo perché insomma, Capito. auguriamoli insomma una vita insomma ancora abbastanza lunga. Però Senti. ecco, è il mio amore di sempre lui, sì. Senti. Tu hai partecipato al premio Ciampi, se non sbaglio. Esatto, E che sì. esperienza è stata? Allora, quella è stata un'esperienza che tu conoscendo Antonio, insomma, Antonio Vivaldi, lui è stato il primo a chiamarmi per telefono e a darmi questa notizia di questa menzione speciale. E io mi sono messa a piangere, come ho detto prima, da quando mi sono liberata ho iniziato a piangere, cioè piango sempre per qualsiasi cosa, sono un po' sensibile. E niente, no, quello è stato un pianto, ero distrutta, ero proprio distrutta, sembrava che mi fosse morto qualcuno, in realtà ero strafelice, ma lì per lì mi è passata tutta una carrellata di momenti. Perché, cioè, siccome io mi ci sono impegnata tanto per arrivare dove sono, mi è passata proprio perché, cioè, per me la musica è la ragione della mia vita, cioè, e quindi il fatto che un nome così importante come quello che era di Ciampi, cioè, essere accomunata a questa cosa, a questo nome e vincere una menzione speciale, cioè per me non so se, cioè, se rendo l'idea, forse non credevo nemmeno io di arrivarci a fare tutte queste cose. Infatti poi quando poi sono stata premiata al Goldoni di Livorno al teatro, poi la sera abbiamo suonato su quel palco, era sold out la serata e io ero contentissima. Penso che quella è stata, non ti dico forse l'esibizione migliore, ma quasi, cioè, perché ero proprio contenta, rilassata, cioè, era una festa anche perché io sono di Venturina, Livorno è un'ora da qui e Livorno è come se fosse casa mia, cioè io ci sono sempre andata fin da piccina. Conosco Venturine. Ecco, quindi saprai che comunque, cioè, noi Livorno si sente tanto. E quindi è stata proprio una roba wow. Cioè, io lo metto nella top 3 dei momenti più belli della mia vita. Cioè, sì. Bene, bene, bene. E senti, per finire, quali sono i tuoi progetti? Allora, i miei progetti in realtà sono i medesimi, nel senso che sto scrivendo altre canzoni, cioè ne ho già scritte alcune e sto cominciando, diciamo, il processo creativo insomma, di arrangiamento e, insomma, per le demo, tra virgolette, quindi sono in fase demo. Non farò un altro disco, nel senso che non è previsto un altro disco né per quest'anno né per l'anno prossimo, molto probabilmente per quando compirò 30 anni, quindi nel 2026 probabilmente farò uscire un altro disco. Nel frattempo pubblicherò qualche canzone. L'idea è pressoché in realtà di spostare la mia musica nei live veri e propri, quindi di partecipare sempre di più a non solo a premi, ma anche vabbè, premi, rassegne, serate di musica dal vivo, cioè qualsiasi cosa che sia, diciamo, un'occasione per portare la mia musica anche in altri posti e non solo magari nella mia zona, cioè già lo sto facendo come ti ho detto, da un anno e mezzo a questa parte, avendo avuto l'opportunità di andare su diversi palchi per questi premi, tipo il Club Tenco, piuttosto che il Ciampi, piuttosto che il De André, eccetera, sono stata comunque sempre in città diverse. Ecco, l'idea è proprio sempre di
di espandermi perché io c'ho voglia di andarci su questi palchi. Quindi poi le canzoni ce l'ho perché c'ho fuori due album, quindi l'idea mia è anche quella di dire tanto comunque le canzoni per una persona che le ascolta la prima volta sono nuove, quindi via via magari pubblicherò qualcosa di nuovo, però ci tengo anche a valorizzare quello che è stato fatto finora, perché altrimenti sono canzoni che te le tieni nel cassetto, cioè le hai pubblicate ma non servono, diciamo, a niente perché non le sente nessuno, cioè le senti te. Quindi mi piacerebbe comunque rivalorizzarle ogni volta e quindi questi sono i progetti. Poi sabato c'ho la semifinale del Firenze Suona Contest e so tranquilla perché boh, non vedo l'ora di suonare a Firenze, quindi cioè, boh, chi se ne frega di chi vince. A me non me ne è mai fregato niente di chi vince, sinceramente. E, so cose, no, che uno le prende sempre, cioè c'è la competizione, per me non c'è nessuna competizione, quando uno va a fare musica ha già vinto. Questo è il mio pensiero. Bene. Bene, noi ringraziamo Dalia Buccianti che è stata così carina. Io ringrazio te e ringrazio anche insomma Antonio che insomma ti ha fatto il mio nome e vabbè non è scontato, sono sincera, grazie dell'ospitalità e veramente buona musica. Musica. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.